secondo il nostro approccio, la mediazione o è comunitaria o non è mediazione. Parliamo di prevenzione in riferimento all'aggressività, ai conflitti che la condizione di ristretti e ristrette può alimentare. In modo riflessivo, inclusivo, restaurativo, riparativo, facendo emergere dei talenti e illuminando degli spazi d'ombra che più volte sono oscurati. Sono tutti setting di sensibilizzazione alla mediazione, quindi cambiare in qualche modo l'approccio punitivo che abbiamo ereditato come un po' come manuale. Si persegue quindi che cosa? Un percorso di umanizzazione per cercare di valorizzare la globalità della persona e permettere un discorso di emancipazione nel momento in cui il percorso si chiude e le persone rientrano nel mondo. Noi esistiamo nella relazione come persone e non si tratta di eliminare i conflitti, no? Ma di starci dentro in un modo che può essere un'occasione di crescita o comunque in un modo meno distruttivo. Ed è quello che si cerca di proporre in questo caso del carcere. La mediazione tra pari aiuta a far comprendere alle persone detenute che possono risolvere anche fra di loro problemi che normalmente vengono buttati sempre sul personale, cioè chiamando l'arbitro, diciamo così. Se un detenuto sta bene all'interno della struttura, se ha un percorso, se vede un obiettivo, sicuramente sarà un detenuto più facilmente trattabile. Quindi a maggior ragione, meglio è il tuo percorso interno, più facilmente potrai ottenere percorsi esterni. La speranza è che ce ne siano sempre di più percorsi esterni, questo sicuramente. Quello che ci ha posto la Corte Europea dei diritti dell'uomo è l'attenzione a che cosa si fa nel carcere, come si vive la quotidianità, come si occupa il tempo. Allora c'è davvero molto che si può fare e come garanti siamo anche qui per contribuire, per spingere ad una esecuzione penale che abbia il senso della Costituzione, dell'articolo 27 della Costituzione. Le statistiche sono ormai certe e irreversibili nel dirci che le misure alternative abbattono la recidiva. Solo facendo rieducazione, e questa si fa nella massima intensità con le misure alternative, solo in questo modo la società può dirsi tutelata, perché c'è minor percentuale di ricaduta nella recidiva e quindi è una modalità di espiazione della pena. Ci sono controlli, c'è assistenza, sostegno, c'è tutto quello che serve per impostare un percorso di rieducazione. Vuol dire avere la coscienza che si ha bisogno dell'altro per fare delle cose, e questo è quello che dobbiamo cercare, secondo noi, di introdurre in tutti i luoghi possibili, a maggior ragione in luoghi di sofferenza come quelli di cui stiamo parlando oggi, per tutti quelli che ne fanno parte.